Parlo del 2000, no? Quando eravamo ancora un po' agli albori e il flair comunque era Spingeva forte. frequentato, spingeva, ma era frequentato da pochi nel mondo, erano ancora quelli che facevano volare le bottiglie, no? Diciamo. Io mi ricordo un viaggio in Spagna che mi disse: devi portare a casa questa cosa. E io, è stata una delle ricerche più belle, che fu uno dei primi affumicatori. Eccoci qua ragazzi, nuovo episodio podcast del Bartender. Oggi abbiamo un episodio che volevo fare da un sacco di tempo. Come mi avete chiesto, ospiti che non sono bartender, andiamo a vedere un'altra cosa e parliamo anche, per me questo è un salto nel passato perché hanno fatto parte anche della mia crescita, anche se non lo sanno, e ci racconteranno. Abbiamo qua Camilla Ciao, ciao, e grazie. Giorgio Negri, Ciao. benvenuti, grazie di Grazie. avermi dedicato il vostro tempo. Innanzitutto, come va? Bene. Bene. Molto onorati dell'invito. Dopo essere stati fruitori del podcast, adesso Ah, lo siamo qua. conoscete? Non, Sì, non, certo. non, non ci in... facciamo quattro Sì. risate. Ok, Siamo le voi... moschine oggi, siamo qui. Siete qua con noi. Allora, per chi non li conoscesse, loro rappresentano qua e sono anche i proprietari di RG Mania, RG Commerciale, un'azienda leader nell'ambiente di... Ditemelo voi. Ma non lo so, Che se lo dico. azienda è? Cosa sei? Allora, la prima domanda che faccio è chi sei e cosa fai? Quindi Giorgio, tu, dimmi un po'. Ci occupiamo del mondo del bar da tanti anni, era una passione, quindi il lavoro è diventata poi una passione anche di vivere a contatto con questo mondo, perché ci faceva piacere dare delle risposte. Siccome il barman ha sempre, quando vedeva uno con i capelli bianchi, diceva: questo qui non capisce niente di bar tools. Non dire diversamente, invece studiavamo quali erano i termini, quali erano le cose da poter rispondere. Insomma, per qualche anno abbiamo puntato tanto ad avere un assortimento che fosse unico, cioè avere tante aziende insieme per poter dare un assortimento molto vasto in quello che era un mondo comunque piccolo, perché parlando solo di bar tools, parliamo di quegli attrezzi che alla fine sono quattro in croce, che hanno solo cambiato di colore, di forma e di aspetto, diciamo, no? Dal ramen, e giapponesi, filo giapponesi, filo turchi, tutti questi oggetti qua. E poi abbiamo passato il momento degli armbands, che adesso ormai sono un po' in Eh sì, decadenza. le abbiamo Non... viste tutte, Io insomma. ne abbiamo viste tutte, Io però sono un grande estimatore. abbiamo perseverato in questo mondo qua, diciamo, andando avanti. Poi il vetro, che è stata anche la parte importante, Non è ed è stato, tuttora ma la parte. vi racconto una cosa. Io sono di Sassuolo, Modena. abbastanza vicino a voi, sì. E mi ricordo che quando io ho iniziato verso 2008, 2009, 2010, non era così normale comprarsi le cose su internet, e-commerce e cose varie. E mi ricordo che inizialmente, quando io ho iniziato a fare questo mestiere, il bartender a Sassuolo, Modena, non è che ci fosse granché, non c'erano grandi cocktail bar, c'erano sì delle discoteche in giro, però niente di interessante. Infatti poi dopo poco mi sono trasferito a Brescia. E mi ricordo che un mio amico che faceva il bartender da Sassuolo mi portò, andiamo a Piacenza, c'è un posto che era tipo il negozio dei giocattoli per noi, capito? E Sì. mi ricordo che mi aveva portato da voi. E poco tempo dopo avevo visto questo posto che voi già avevate, io facevo già flair, avevate le attrezzature americane, quindi avevate le flerco, avevate, mi ricordo, magari in magazzino vi è ancora rimasto qualcuno, avevate quella specie di timer che quando apri le birre e dopo cliccavi, tipo quello degli scacchi. Pezzo Sì, d'archeologia. si usava nelle gare negli Stati Uniti, che tu praticamente tipo facevi lo speed round, che preparavi più drink e poi dovevi premere questo doppio tasto, e mi ricordo che voi ce l'avevate. Comunque avevate tutto l'assortimento di quelle che erano le attrezzature americane, forse Sì, Bar Products avevamo e avuto Flerco, problemi con allora, si problemi di facevano le importazione notevoli. importazioni parallele perché qui da noi non c'era ancora niente di questo mondo. Io passavo le notti, mi ricordo, a guardare queste cose Per perché capire poi come cercavamo farle di importare arrivare. noi per farle arrivare, tutto, poi dazi, problemi. Poi il mondo chiaramente è esploso un po' anche da noi, però diciamo che grazie anche a Dario, che molte volte ci ha dato delle dritte molto importanti. Dario Quando Comini. parlo di Dario Comini, parlo del Beh. Nottingham. Io mi ricordo che
parlo del 2000, no? Quando eravamo ancora un po' agli albori e il flair comunque era frequentato, spingeva, ma era frequentato da pochi nel mondo, erano ancora quelli che facevano volare le bottiglie, no? Diciamo. Io mi ricordo un viaggio in Spagna che mi disse: devi portare a casa questa cosa, e io, è stata una delle ricerche più belle, che fu uno dei primi affumicatori, perché allora nessuno faceva ancora affumicatori. Mi ricordo la scena in giro per queste fiere qua, e dopo qualche giorno eri nel cul-de-sac perché non trovavi quello che stavi cercando. Sono sempre state sfide, ed era bello sempre arrivare un po' primi, no, sulle cose. Poi dopo chiaramente tutti stanno lì a guardare e cominciano a copiare, fare, del resto le cose adesso con internet durano veramente tante cose. Poco. In Italia delle persone le hanno importate dalla Spagna, tipo anche Marco Ranocchia forse vide i flair bartender che ha portato in Italia, li aveva visti in Spagna. Sì, c'era Paoliani di Ramos, erano, sì, me li ricordo bene. Facciamo un salto all'indietro, come nasce questo tipo di azienda? Noi arriviamo addirittura dal mondo del casalingo, cioè quelli che facevano le liste nozze, definiamole. Poi chiaramente era un mondo che stava cambiando, a me piaceva il mondo del bar, negli anni io avevo fatto anche il DJ, quindi sono sempre stato in mezzo alle discoteche, ai locali, e abbiamo visto questo spazio che cominciava a crescere, cioè chiudeva un negozio di casalinghi, apriva un ristorante, apriva un bar, apriva qualcosa. E allora abbiamo cominciato a spostare gli orizzonti verso altre cose, diciamo, cambiava il cliente, quindi dovevamo per forza cambiare anche noi. Perché comunque voi avete, mi ricordo, io adesso l'ultima volta che sono stato da voi è tanti anni fa, però comunque avete un vasto assortimento che non è solo per i bartender, per il mondo della ristorazione. È ovvio che poi due scaffali di bartending in realtà sembrano tantissimi, perché se tu apri un qualunque catalogo c'è sempre uno shaker, un bar spoon, un jigger, così. Se tu li metti insieme da 10 ditte, sempre due scaffali sono, che in realtà sembrano moltissimi online, ma sono pochi rispetto poi a quello che ha l'azienda in sé per sé, anche perché tu hai detto tu nel passato, anni 2000 così, cioè fino agli anni 90, inizio 2000, di jigger ce n'era uno e se lo usavi sembravi un cretino. Anche questa è una parte di cui piacerebbe parlare. Perché obiettivamente è più una moda ancora adesso usare il jigger anche per il gesto scenico, di utilizzarlo piuttosto che, perché fino a un certo periodo si è usato soltanto il metal pur e andare a occhio era l'unica cosa da fare. Da noi il jigger non è mai stato usato come lo devo fare correttamente perché mi aiuta nel lavoro, ma perché... cioè, sono più bravo io se non lo uso, e poi quando è iniziato a essere usato dai più grandi, allora niente, anche qui sdoganato. E quindi, come hai detto tu, avevamo degli attrezzi che per l'epoca erano all'avanguardia. Adesso col fatto che il mondo sia ristretto c'è tantissimo online, anche se noi forse aprendo nel 2006 il portale siamo arrivati un po' prima, non c'è quella percezione che siamo più tanto degli innovatori quanto quelli che hanno il range più grande. Poi cerchiamo di arrivare prima alle cose come ha detto lui, però non è più così semplice come era prima, come quando alla fine degli anni 90, inizio 2000 facevi seminari in azienda, perché tanto non c'erano corsi, non c'era niente, e quindi se tu lo facevi avevi una grande adesione e portavi qualcosa di veramente innovativo. Adesso è più complesso. Me lo ricordo anch'io, perché anche se io sono arrivato un pochino dopo, e l'interazione che avevo con voi era perché il locale per cui lavoravo compravamo da voi cannucce, le fiamme per le fiamme non mi ricordo, però forse penso sì anche quelle. E mi ricordo che io mi aggrappavo agli ordini che facevano di cannucce per comprare i bicchieri che mi servivano per le competizioni, perché poi anche da Brescia, sia da Sassuolo che da Brescia, non era tanto lontano venire a fare un giro da voi. Mi ricordo che voi avevate anche la Flerco da litro, che non avevo mai trovato da nessuna parte, e voi invece ce l'avevate. E ormai non se ne vendono più di quelle buone. Quando, perché poi dopo poco tempo Johnny, che sicuramente conoscete, anche De Bars, che sicuramente collaborate anche con loro. E loro hanno detto: perché dobbiamo comprare tutta questa roba all'America? Facciamola qui, insomma. Però è assurdo come da questo poi alla fine adesso le attrezzature italiane sono leader
sono leader ovunque, ci sono come un paio di qualità, aziende italiane, sicuramente sì, sono un paio di aziende italiane che anche sì. E quindi sono, alla fine siamo passati da comprare noi tutto dall'America a fare noi esportarlo. Sì, in realtà cioè la verità è che la manifattura italiana in qualunque settore è sempre all'avanguardia. Il problema che si pone nel momento in cui la maggior parte delle cose sono comunque importate dalla Cina e la gente vuole spendere quello che spende così, però avendo la qualità italiana, e questo è un po' il problema. Anche qui, ripeto, in tutti i settori, non solo nel nostro, che si pone sempre, perché è ovvio che non si può avere questo tipo di pretesa, cioè la qualità si paga, ed è anche il motivo per cui noi cerchiamo di avere molto assortimento, perché se uno vuole spendere poco abbiamo le cose da spendere poco, e se vuole spendere di più e avere un prodotto più di qualità è giusto che ci sia questa possibilità. Il range grande non solo per accontentare tante persone, ma anche per accontentare chi giustamente ha anche un diverso budget. Sì, perché mi ricordo che, cioè, il negozio da voi può entrare io, bartender, sì, che ho 1000 euro sul conto e voglio spendere massimo 100 euro, e entra anche l'azienda che dice devo fare il bar, mi servono l'attrezzatura per tutto il bar e per la cucina. Mm-hmm. Perciò, nel senso, siete rivolti a tutti. Mi ricordo quando, infatti, un'altra parte di cui mi piacerebbe parlare con voi è che mi ricordo quando ho iniziato io, tipo adesso si chiama Mixing Glass e ce ne sono di 1000 tipi. Mi ricordo quando ho iniziato io c'era Yarai. Lo chiamavano, io infatti lo chiamo ancora Yarai, e mi dicono che cos'è. E adesso, adesso si chiama solo Mixing. Quando ho iniziato io, il Mixing Glass era quel bicchiere di vetro che faceva il Boston. Sì, quello sì. Era il Mixing c'era Glass. C'era il Boston di vetro che andava insieme all'altro pezzo della. Questo ci costò un viaggio a Tokyo. E mi ricordo che in quel periodo lì io lo volevo. Questo qui è quello di The Bars. Beh, lo volevo, e mi ricordo che voi infatti offrivate due versioni. C'era quello da 25 euro, esatto, e quello da 55. Infatti mi ricordo che 55 euro per me è bello, però non me lo posso permettere. Mi ricordo che ce l'ho ancora giù, dopo adesso quando stacco la registrazione e ripartiamo lo vado a prendere, che ce l'ho ancora, ha resistito, e ce l'ho ancora quello lì da perché 25. C'è stato un momento storico in cui la paranoia per l'originale era molto più forte. Adesso devo dire che non è calata molto, soprattutto post covid la questione colori, dimensioni, sfaccettature si è ridimensionata molto rispetto a prima, che dovevi avere tutto, le cose più resistenti in acciaio, comunque di questo tipo di prodotto che ti garantisce lunga vita, continua a resistere molto di più rispetto al resto. Però quello che dici sul Mixing Glass è vero, cioè se tu gli vendevi una cosa che scrivevi online che era tipo giapponese ma non era giapponese, poi loro se ne rendevano conto, te lo rispedivano perché dicevano io voglio proprio l'originale, poi non cambiava niente se non a livello ideologico sul fatto che fosse marchiato con un brand giapponese reale, però c'era veramente la volontà di avere qualcosa che fosse realmente originale. Io mi ricordo che poi dopo mi è capitato di lavorare in locali dove c'era quello lì, il famoso Yarai da 55 euro, e molte volte in più di un locale mi è capitato di trovarlo rotto, nel senso crepato, e mi ricordo che potevi continuare ad usarlo, lavastoviglie, ghiaccio, e quella crepa non si apriva. Ma quella crepa durava mesi prima che quella crepa poi si lasciasse andare. Ma i giapponesi sono bravi a fare le cose, c'è da dire che hanno ci mettono una cura, una qualità che non è facile da trovare, ecco. Sottovalutata forse. In però effetti sì. Poi c'erano portati a casa Eric Lawrence, se non mi ricordo sì, male. Sì, noi abbiamo fatto nel 2015 viaggio. Un viaggio a Tokyo per capire cos'era questo mondo giapponese, per capirci dentro meglio. E siamo tornati con la collaborazione con la linea di Birdie fatta in Giappone, che adesso non teniamo più per difficoltà nell'importazione stessa e anche prezzi abbastanza alti, un po' fuori mercato per il trend, ma che comunque era veramente il massimo della qualità che uno potesse trovare sul mercato. E questo adesso abbiamo questo trend che ormai è passato delle attrezzature giapponese, che però è rimasto perché ce le siamo fatte noi. Esatto, è così. Anche tutti i bar spoon lunghi, prima ne avevamo uno solo. Questo mi ricordo, questo è quello di Diego. Sì. Infatti, no, però dico, mi ricordo tutti i bar spoon, i primi bar spoon da 30 centimetri. Io mi ricordo che all'inizio avevo quel kit che ti regalava Martini, sì. con Boston nero e tutto quanto, con il suo
con il suo bar spoon, e mi ricordo che venivo da voi perché c'erano i primi bar spoon un po' più lunghi. A goccia, qua, linguetta, eccetera. Sì, che adesso siamo arrivati alla follia dell'averlo da 50 centimetri, e a me quando dicono che lo vogliono così lungo, gli dico, ma perché? Non so, devi miscelare una quantità enorme di cose, un mixing glass enorme, perché sennò veramente, cioè, oltre a infilzarti un occhio, non è tutto questa utilità, cioè fino a 40 posso ancora capire, il mezzo metro mi viene un po' difficile, però io ho rischiato io di farmi male con uno di quei, ecco, di quei bar spoon lunghissimi, perché c'era nel locale dove lavoravo, c'era nella chiusura delle tapparelle, che per guardarla dovevi fare così. Un mio amico ne fa le pulizie, ha spostato il mixing glass dove tenere, e ci ho messo praticamente la faccia sopra. Fortuna mi ha preso il sopracciglio e non mi è entrato in un occhio. Benissimo. Infatti da allora non ho più comprato la forchetta, ho sempre preso la goccia. Ma anche perché anche lì mi dicono, ma qual è la differenza? E a uno che si sta approcciando al mondo e tu cerchi di guardare, in realtà è proprio una questione estetica, ti piace più la forchetta, cioè, o ti piace più il pestello? A me capita spesso di spiegarla la differenza dei vari... È una spiegazione c'è, anche se non è proprio chissà che cosa. Tipo la forchetta è più ideata per, infatti è molto appuntita per riuscire a prendere in teoria l'oliva. Ma come il pestello servirebbe anche per chi vuole usarlo a doppia funzione, la realtà è che poi io vedo nei locali e vedo la pinzetta, il pestello, quindi... Infatti mi era rimasto un sogno nel cassetto che ho già affrontato diverse volte, non ci ha mai creduto nessuno. Io volevo fare un libro sui bar tools, proprio per spiegare, ma un libro che fosse tutto, un qualcosa dalla storia del brevetto. Infatti una volta ne abbiamo parlato anche con Johnny, così, poi lui fece le riedizioni, no? Di prodotti, insomma, aveva preso dei vecchi brevetti, li aveva rifatti. Io avevo fatto una ricerca, si trova anche ben poco, diciamo, perché partiamo da fine 800, inizi 900, la storia del bar è una storia molto più breve rispetto alla storia della cucina, no? Da quello che abbiamo da raccontare, però, ma non come chiunque dice, ma allora il cucchiaio miscelatore o lo strainer serve a far questo, no, come è nato, perché è nato, aneddoti e tutto, è veramente una cosa che mi ha rimasto. Sarebbe scrivere anche più di uno dei libri. Sì, però dovrebbe già essere una cosa che poi un domani entra nelle scuole, per dire, e quando è nato lo strainer, quando è stato usato il jigger, per quale motivo, l'evoluzione che ha avuto negli anni, cioè una cosa che mi sarebbe veramente piaciuto fare. Poi a volte ne abbiamo parlato anche con qualche rivista di cui non cito il nome. Abbiamo fatto discorsi infiniti e eravamo anche disposti a, diciamo, ad aiutarsi a sponsorizzarlo, così poi è finito tutto in niente. Più però è un cruccio che mi è rimasto. Secondo me era molto interessante anche capire la ciclicità dei prodotti, perché in realtà, come abbiamo visto con il ritorno degli speakeasy, che ormai è una cosa che è datata, però con il vintage e tutta questa questione qua, che comunque deriva da tempi molto lontani del proibizionismo, adesso sono sicura che qualcosa degli anni 90, che sono stati tanto disprezzati, i colori side molto strani, tornerà anche quello, io ne sono certa, perché comunque tutto torna e tutto serve a fare scena. Ma io, lo cito spesso nei miei episodi, c'è Milo Chipinti di Unseen, un locale che c'è a Milano, che lui è praticamente, c'ha tantissime cose che ricordano gli anni 90 e il locale va sempre fortissimo, mi piace anche nel fare grafiche, utilizza grafiche tipo quelle pixelate proprio a stile degli anni 90, che anche a me, io sono un grande fan degli anni 90. Ma anche perché, scusami, ti dico solo questa, la questione dei tiki, cioè anche questo secondo me è molto affascinante, perché ci sono proprio dei barman che sono specializzati nella questione dei tiki, e si pensa sempre che sia una moda o qualcosa che è messo lì un po' da parte. In realtà noi, per quello che possiamo vedere nel mondo tiki, quei pochi attrezzi che si usano come gli swizzle stick oppure i bicchieri veri e propri, ci rendiamo conto che è un trend che non è mai stato, non ha mai avuto un boom, ma è sempre rimasto lì e l'interesse c'è sempre, anche perché la scaffalatura dei bicchieri tiki nella nostra azienda è veramente, quando uno entra si rende conto di quanti ne abbiamo, quanti sono diversi, tira sempre molta attenzione e... è una cosa che uno, anche solo per lo sfizio di avere quel pezzo da collezione, se lo prende sempre. E se guardi i locali tiki che ci sono in giro per il mondo, sono sicuramente fra i più apprezzati, anche solo per l'impianto scenografico che hanno, quindi credo che sia... No, il tiki secondo me, l'ho detto spesso, il tiki secondo me è sempre una carta vincente. Io l'ho sempre assolutamente, apprezzato. Però... Assolutamente. Noi facciamo una gara, che 2011. È il nostro summer... che non se ne parlava, però grazie a... adesso vive a Miami. A Miami. Daniele Dalla Pola. Daniele Dalla Pola.
un po' parlando con lui, ci eravamo sentiti per telefono che ci aveva presentato un amico, siamo andati a Bologna, poi col suo modo di fare ci aveva coinvolto e facemmo una gara con i tiki, che di cui allora non se ne parlava Ma in proprio generale non neanche. Non è, esistevano social, poi è non esisteva cominciato a partire niente. da lì e dico, guarda, di quello possiamo anche dire che abbiamo i documenti che siamo stati abbastanza precursori nel mondo, perché addirittura la eBay che produceva tiki li aveva tolti dal catalogo e poi è stata costretta a rimetterli. E allora mi ero interessato molto anche di questo mondo qui e ho visto che soprattutto in America esisteva un collezionismo e uno scambio, dici, cioè io il tiki ultimo te lo vendo, però ti riacquisto il vecchio, cioè un mondo che girava intorno che sono tutti oggetti unici, dove non è come il bicchiere che uno se ne compra 10, uno se li compra per averli Sì, tanto in bella, tanto da averli in bella mostra come per sì, averli questi. Infatti, Fainescoli, infatti, che lavora ancora tuttora con Daniele, grazie a Daniele, tanti flair bartender si sono avvicinati al mondo tiki, Vero, perché secondo me mi vero. stai parlando dello stesso periodo che intendo io, perché grazie a Daniele, che è fatto a modo suo, molto estroverso, proprio l'impersonificazione del bartender che fa tiki, ha avvicinato tanti di noi flair bartender che in quel periodo ancora non si capiva se sapevamo fare da bere o no. E quindi Daniele ci ha portato, cioè, E infatti vedendo. bellissimo che perché per fare questa trasmissione volevamo tutti addirittura avere una maglietta che fosse in tema, no? Havaiana. Io mi ricordo che già in mezzo a Milano non ero riuscito a Non c'era ancora trovare. Amazon che No, spingeva. non c'era. Vero, è vero. E comunque, guarda che l'anno scorso siamo stati a una fiera di settore a Chicago e trovavamo lì un'azienda produttrice di tiki californiana. Quando abbiamo detto siamo italiani, perché Daniele, Daniele, Daniele. Daniele, grande amico Daniele, nonostante lui comunque viva a Miami, Miami, sì. esatto, comunque conoscevano benissimo e collaboravano e quindi è proprio un personaggio che se devi dire tiki, non solo in Italia ma nel mondo, è Infatti ho assurdo. una reliquia perché lui aveva fatto un libro molto bello, bilingue, che Ah hanno sì. richiesto, l'avevano io, ce l'ho nella mia collezione privata, Mi ricordo che perché, voi all'entrata avete una bella sì. collezione di Perché io libri. poi colleziono Anche DVD libri. avete, mi ricordo. Mi ricordo che Avevamo. avevate i Perché DVD di c'era il Marco, mondo del cioè. cappuccino, anche poi c'era il mondo di Marco, eccetera. No, ma poi Latte è come hobby personale, colleziono libri art. Sì, di vecchi, quelli, sì. diciamo, no? Comunque roba antica, sia che riguarda un po' tutti i mondi, poi soprattutto anche quelli dei bartender di oggi, credo che me ne manchino pochi, Avevo anche insomma, quelli Mastellari. tutti, Tutti, anche perché con Federico, Federico certo, lavoriamo, quindi c'è uno sì. scambio No, penso di avere interessante. una discreta libreria. Magari oggi c'è. Perché Daniele, cioè, è brutto da dire, però dico la verità. Daniele dai bartender di oggi è un po' dimenticato, o magari i bartender di oggi di 20 anni non lo conoscono. È È così, così, è è vero. così, è così. Non sanno chi è Daniele. Però oggi c'è questa realtà che anche sui social sta andando molto, e infatti sono felice di questo, che è il Rita Tiki Room. Eh Sì, beh, Edo. conosciamo Sì. bene. E È uno dei. anche loro magari stanno portando avanti questo verbo del tiki in Italia. Sì, è rimasto una cosa di nicchia. Di Beh, nicchia, poi Edo sa far da dicevamo. bere bene, quindi voglio dire, il tiki room da Vale per Rita. tutti i settori. Chi è Però bravo a lavorare, cioè, proprio va avanti. pochi giorni fa un ragazzo che lavora a Rita ha vinto la Campari Sì, è Competition. vero, abbiamo Poi visto. il Rita ha vinto il premio come miglior locale a A Roma Bar Roma, Show, e certo, Bar quindi Show. adesso queste due cose insieme secondo me daranno il là a un sacco di ragazzi di 20 anni che si appassioneranno al mondo tiki. Anche Fine School, mi ricordo che ogni anno Fine School per un periodo faceva collaborazioni con vari bartender tiki, con Oriol, vabbè, Daniele e anche altri, e ogni anno faceva delle edizioni limitate di Tiki Mug, e quindi ritorno al Bello. fatto del collezionismo che io ce le ho giù, che me le aveva mandate Il bello delle tiki è Matteo. un po' quello, che sì, ci sono quelle fatte in serie, molto commerciali, però la verità è che se tu ne, cioè, è più facile trovare la collezione, quindi dopo una produzione artigianale molto limitata è facile che quella venga tolta dalla produzione, di conseguenza tu hai una cosa che ce ne saranno magari 50, 100 pezzi nel mondo e nessun'altra. Secondo me dà valore a quello che tu hai, se sei un appassionato di questo settore, ovviamente. E raccontami un po' come c'è stato questo avvicinamento con Dario, perché mi ricordo che poi io vi conoscevo già.
però poi immagino che anche tanti bartender sono arrivati, arrivavano da voi grazie comunque a, questo, ma a questa guarda, collaborazione. Dario arrivò da noi per una serata, mi sembra del 2000, difatti, 99. C'è una foto che qua ogni tanto quando la guardiamo gliela faccio vedere, diciamo, ma quelli siamo noi. E allora si facevano quelli che si chiamavano i corsi, no? Si spiegava un po' che cos'era il mondo del molecolare, così. E uscì quello che io, diciamo, senza essere blasfemo, davvero chiamo una delle prime bibbie del bartending, che era Mixology e... signor... penso il libro, dici? Il libro, il primo libro... Sì, sì, di Dario. Il primo libro di Dario. E mi ricordo che anche lui fece un po' il discorso che hai fatto tu, che da noi trovava le prime attrezzature americane, le provette, quelle cose lì, no? E c'è una cosa che mi fece capire ancora qualcos'altro, no? Che io in questo mondo qui avevo passione, perché nelle didascalie in fondo, quando faceva i ringraziamenti, diceva RG Commerciale, com'è comunque il nome dell'azienda, perché RG Mania è il nostro brand, ma RG Commerciale è l'azienda, diceva un'azienda gestita con passione del titolare. In quel momento lì avevo capito che davvero avevamo passione a fare questo lavoro. Forse noi lo trasmettevamo, ma non sapevamo neanche di farlo, perché quando tu parli di un argomento che ti piace, ne parli in una maniera molto semplice, no? E forse trasmetti anche che a te quello che stai facendo piace. E con Dario, devo dire la verità, io, lui e tanti altri bartender che devo ringraziare, perché sono stati più loro ad insegnarci qualcosa che noi insegnarlo loro, insomma. Perché quando ci siete messi a disposizione, però. Ma ci ha messo a disposizione perché le richieste che ci facevano cercavamo di ascoltarle, e poi diventava un obiettivo quello di cercare di risolverle, cioè di ma ho visto in giro per il mondo questa cosa, dico cavoli, come mai non ce l'ho ancora, dobbiamo averla per forza. E allora cominciavo a stare addosso loro. E poi lui ci ha avvicinato al mondo del molecolare, su cui noi prima lavoravamo molto di più, perché è soltanto, diciamo, negli ultimi 3-4 anni che è andato un pochino scomparendo non solo la richiesta, ma anche il tipo di prodotto, anche difficile da gestire essendo alimentare. Però per tantissimi anni è stato un po' come la questione Tiki, cioè sempre latente, costante, però soltanto per una nicchia specifica di bartender che volevano veramente concentrarsi su quello. E per noi era veramente una cosa che sembrava che lui vivesse nel 3000, cioè ci diceva queste cose sul molecolare che noi ascoltavamo e ci sembrava tipo wow. E quindi all'inizio degli anni 2000, che iniziavamo ad approcciarci a questo mondo, era una cosa che ci lasciava veramente bocca aperta. Quando 10-15 anni dopo ancora se ne parlava, ormai c'era gente che iniziava a chiederci ma ho scoperto questa cosa del molecolare, noi era 15 anni che ne parlavamo e lo conoscevamo, era più quella cosa. Il problema era di non farsi male, cioè, perché io credo che con tutte le cose molti ci abbiano anche pasticciato, perché sì, ci voleva grande cultura. In effetti, se ti riprendi in mano quel libro lì, io ancora oggi non dico che a distanza di 20-30 anni sia ancora un libro di testo molto importante, che diceva delle cose che provenivano da delle cose certe, perché si è sempre avvalso di conoscenze. Poi è arrivato anche Mastellari, sono arrivati tanta gente, tanti bartender hanno scritto libri. Io faccio parte della generazione di bartender che i libri che aveva e che conosceva erano quello lì di Dario e Saper Bere. Sì, vero. Quindi quei due libri lì sono tipo inizia a fare il bartender, che libro posso leggere questo, capito? Questi sono quelli i primi due. Ma poi il problema era mettere in pratica le cose, sì, perché non dico, secondo me c'è stato un momento in cui era rischioso pasticciare, come adesso si fa con tutte le chiarificazioni e anche con gli enzimi, con gli acidi, con qualsiasi cosa uno mette le mani, se non ha conoscenza diventa pericoloso. Adesso c'è molto le fermentazioni, per esempio, che sono cose chimiche che se uno non le cura rischia di fare dei danni. Bisogna studiare, bisogna avere competenza sulle cose. Però c'è stata la soddisfazione da parte nostra negli anni, se posso dirlo, di aver visto delle persone che sono con cui siamo cresciuti anche noi e che hanno iniziato magari ad approcciarsi quando erano dei ragazzi e
si aprivano a questo mondo e adesso sono dei professionisti che tengono dei corsi, vanno in giro per il mondo, sono diventati brand ambassador, che ritrovi a quegli stessi eventi, ma che sono diventati persone importanti, ma soprattutto competenti, che secondo me è la cosa più bella, cioè il fatto che si parli di competenza in questo settore e che sono gli stessi che facevano i nostri, prendevano parte ai nostri eventi, a cui noi andavamo insieme alle serate per capirci dentro anche noi di più, perché poi uno non si può limitare solo a vendere e comprare, se fai questo lavoro devi anche entrarci un po' dentro e capire qualcosa anche per dare le risposte, perché la competenza è loro ma anche nostra, deve essere. Sì, perché oggi nel mondo dell'internet e dei social, soprattutto nel vendere, nel fare e-commerce, vendere online, cose varie, sembra tutto facile. Oggi nel mondo dell'internet sembra tutto facile, e-commerce, vendita online e cose varie, ci sono tanti video che girano, che arrivano soprattutto ai giovani, che fanno sembrare tutto facile, che fanno sembrare tutto semplice. Perciò magari uno arriva anche sul vostro sito e dice, vabbè, metti su un po' di bicchieri, un po' di attrezzatura, fatto, e vendi. Però quello che mi piacerebbe a me, parlare con voi e far vedere anche di quanta ricerca c'è dietro. Non solo, magari un ragazzo può sapere quanto è difficile fare un sito, quanto è difficile, non lo so, prendere, fare tutte le cose che servono per poter pagare online e che sia tutto veloce. Però la ricerca che c'è dietro tutti i singoli, tra l'altro lo sono andato a prendere, questo io l'ho comprato da voi. Dopo più di 10 anni l'unica cosa ho sbeccato qua un po', e secondo me l'ho fatto nel trasloco, perciò è sempre là, però questo è quello che avevo preso da voi, questo era il modello che costava un po' di meno. Però comunque a quasi 15 anni, perciò comunque... È durato troppo. Sì, esatto. Questo per noi troppo. È il mixing glass che mi ricordo che c'era da voi. E quell'altro era questo, era, non era questo, però era più tipo questo qua, questo è quello di The Bars, però era tipo questo qua che costava 20-30 euro in più. Esatto, quello proprio giapponese. Detto questo, quindi mi piacerebbe sapere anche della ricerca, come dite, che c'è dietro nel... trovare un certo tipo di bicchiere. Siamo andati in giro per il mondo. Io mi ricordo che un anno sono partito senza conoscerlo con Max La Rocca. Con Max La Rocca, sì. Senza che ci conoscessimo. Sì, mi capita di sentirlo. Lo seguivo e ho detto, io voglio andare al Tales of the Cocktail, a New Orleans, no? Non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti il giorno che lui è arrivato giù. Lui aveva appena vinto una manifestazione molto importante e poi siamo partiti, siamo andati là e là trovammo Greg Boehm, che era Cocktail Kingdom, che andava a comprare i primi bar tools d'Naranja in Giappone, che poi era un'azienda che vendeva dei palloncini, dei balloon, no? Solo che rubacchiamo subito, pagandolo da lui, qualche piccola informazione e vedemmo i primi jigger giapponesi, quelli proprio che poi gli slim si partì tutto, diciamo, no? Allora cosa facevo? Io stavo online e guardavo Cocktail Kingdom cosa faceva, cosa vendeva, e poi ci spostavamo per il mondo, andare per fiere, cercare bar tools, che era sempre difficile a trovare, perché comunque il bar tools, come abbiamo detto prima, è alla fine un mondo piccolo. Andiamo dalle fiere internazionali, magari non vendiamo nessuno che vende, o vendiamo qualche azienda. E siamo contenti, così attenzione, perché vuol dire che... Poi c'è stato un grandissimo explo-up e adesso di nuovo si è affievolito il mondo, perché forse hanno capito che i numeri... con bar tools basta, non si vive. Se non c'è un grande assortimento dietro, che può essere poi comunque il vetro, tutto il mondo che avevamo seguito, quando vendevamo il succo perché si poteva vendere, o quando vendevamo la gara che si faceva il molecolare, abbiamo sempre cercato di innovare, e certo andare in giro per fiere costa. E non sempre porti a casa qualcosa, anzi, sì, il più delle volte, l'esempio che ha detto prima Camilla che riguarda Chicago, io c'ero andato 10 o 12 anni fa e avevo visto cose molto, molto innovative, c'erano i primi piani di induzione, cose che da noi non erano ancora state viste, no? Siamo tornati dopo 10 anni, siamo rimasti delusissimi perché abbiamo detto, ma siamo venuti fino qui, abbiamo speso... Sembra addirittura indietro rispetto a noi. Di tornare indietro, anche perché oggi con internet il mondo è diventato veramente molto piccolo. Infatti è pazzesco come... io ho amici negli Stati Uniti, e li vedo lavorare, li vedo fare eventi, li vedo lavorare nei bar, e vedo che loro a livello di attrezzatura sono adesso sono molto indietro. Ma scusa, ma secondo me c'è da dividere un attimo le cose, nel senso, perché in Italia c'è una
professionalità magari più alta, tale per cui i cocktail bar sono sicuramente meno, ma quelli che ci sono sono veramente specializzati. Se tu vai all'estero, e per estero intendo dove è più comunque sviluppata la cultura del cocktail rispetto a noi, perché noi siamo molto legati poi alla questione vino e quindi noi la Francia, ma se vai in Germania o ti sposti oltreoceano in America, qualunque bar potrebbe potenzialmente essere un cocktail bar. Cioè, vi spiego, non c'è un bar in cui non ci sia l'attrezzatura base per crearti qualunque cocktail. Se tu vai al bar di paesi, difficilmente ti faranno un americano o qualcosa del genere. Sì, non lo fa. Non lo fa, esatto. Invece in America anche un bar magari sottovalutato, tu entri e puoi chiedere effettivamente... Il che cosmopolita. Esatto. Quindi io credo che abbiano questo pregio di essere anche coi piedi per terra, di avere un'attrezzatura basica e di usare quella perché non gli serve nient'altro, dall'altra parte di essere un po' rimasti fermi lì e di non aver fatto il passo in là di capire che cosa si può fare di più. Poi è un'impressione, perché non ho girato il mondo come altri bartender, da cui noi siamo sempre dietro a imparare e che ci portano le tendenze prima che noi riusciamo a anticiparle. Comunque, però... se ti ricordi tu che hai fatto Flair, c'erano le mecche, no? Addirittura c'era, se pensi, il TJ Friday, sì, che era uno dei primi posti dove noi andavamo a Londra, ragazzini, andavamo lì a vedere cosa facevano, cercare di copiare un po' quali erano le cose. Poi i viaggi a Londra tutti gli anni, ci andavi per andare all'Oriolo, dove sapevi che erano l'Artesian, dove c'erano i locali di successo, per andare a captare quali erano le cose da collezionare, da rivedere, da poter portare qui, no? Perché poi il mondo, Londra c'è sempre un po'... insegnato di più rispetto a quello che... Sì, l'ho sempre detto che Londra è ancora oggi, secondo me, è una fucina ancora. È il posto perfetto dove imparare a fare, anche dove crescere e rimanere lì. Però secondo me, se vuoi farti una bella carriera, Londra, se ci vai all'inizio... Ma anche Londra, imparare a lavorare proprio. Però anche la Spagna non mi sembra tanto da meno, che abbiamo molto, dei bei ragazzi, tipo il Paradiso e così, dove anch'io lì sto guardando, dico, ma da dove arriva quel bicchiere lì, ma cosa stanno facendo? Cioè, ti viene sempre l'ansia di essere sul pezzo, insomma. Proprio no? Sulla Spagna. Io, c'è stato un periodo prima del Covid in cui andavo a fare, facevo il mio masterclass di Flair, lo facevo a Barcellona in un locale, e questi ragazzi che erano la Flair Crew, si chiamava Flair Crew, loro facevano sia corsi che avevano un locale, avevano la scuola e facevano anche i catering, e nei catering spesso vendevano la parte di arie, cose, certo. Ma, e sapete che tipo le arie, spero di non dire cose sbagliate, le arie le facevamo utilizzando un motorino per... Sì, quello dei pesci. Nella vaschetta dei pesci, che non era assolutamente a norma, perché... però c'era quello, l'avevamo così. E vi ricordo che siamo andati in un negozio che vendeva questi motorini, e nel chiederlo, questo il commesso ci fa, cocktaileria? E fa, sì. Vendeva più motorini a bartender che assolutamente per gli affari. Adesso esiste il Phone Kit, che è l'aereatore, che cioè, quelli se ne vendono veramente bancali, e che è a norma perché ha le dichiarazioni corrette per poter essere utilizzato. Però anche lì, appunto, io penso che tutto quello che abbiamo noi l'abbiamo portato i barman con la loro esperienza, facendosi una cultura e delle competenze, e poi le aziende abbiano soltanto trovato le soluzioni a queste cose e ci abbiano giustamente... Io faccio questo, fammelo fare come se, sì, a norma. Abbiamo imparato molto, soprattutto dalle richieste che arrivavano, anche degli oggetti, chiamiamoli... L'altro giorno ricordavo un oggetto che non c'entra niente col mondo del bar, che era l'ice bag, che fummo una dei primi aziende ad importarlo, grazie a un suggerimento di Alessandro Melis, diciamo, no? Già sono stato a fare un catering in Francia, ho visto questo oggetto, che allora... Comunque partiva la ricerca, no? Tante volte non eravamo addirittura non noi stessi. L'ice bag è una banalissima borsina di plastica che veniva riempita col ghiaccio per poter raffreddare le bottiglie. Diciamo, sì, ho capito. Sì. Il trick era che poi se tu davi la bottiglia che le persone a fine cena non finivano, omaggiavi la borsina insieme, così una la borsina. Era un'idea fantastica, anche perché poi la gente era spaventata dal dover bere, no? Quindi dall'avere questo problema di finire la bottiglia, te la do, te la porti a casa. E quindi c'era la versione eco, che era quella da portarsi a casa e ti rimaneva, che poi dopo tre volte andava in mille pezzi. Poi c'era quella bella, che tu te la potevi anche acquistare, no? Però dico sempre suggerimenti
oltre a quello come che abbiamo imparato noi girando, molte volte... Le prime Moscow Mule, che anche... le prime tazze Moscow Mule le importavamo dal Portogallo, erano in rame e avevano il disegno proprio dell'asinello scritto Moscow Mule, e c'era, una, ricordo, sola, sì. E c'era una sola ditta che le faceva, dovevi farle arrivare solo da là, costavano una follia, e adesso non se ne vendono quasi più, vabbè, a parte per le coppie cinesi che le vendono a un prezzo ridicolo, e di conseguenza il mercato si è un po', diciamo, spezzato, è un po' perché giustamente... i barman non ci stanno a farsi rubare dai clienti continuamente e continuamente riassortire queste tazze che costano molto più di un bicchiere classico. Io mi ricordo non ha senso. Che proprio quando lavoravo al Qui abbiamo fatto una collaborazione con Stolici Naila. E mi ricordo che i rappresentanti di Stoli dicevano: no, noi quanti ne servono te li mandiamo sempre, noi vogliamo che i clienti se le portino a casa. Perché era pubblicità. Quindi noi continuavamo a far arrivare tutte queste tazze che matematicamente sparivano. Qualsiasi cosa dai, poi addirittura mi ricordo una cosa simpaticissima in un locale che non esiste più, una pizzeria, aveva fatto fare dei posaceneri con scritto "l'ho rubato", sì. Che così uno se lo portava a casa diventava comunque una pubblicità, no? Diventava. E qui ho sotto bicchiere del doping, certo. Infatti qua c'è scritto "rubato dal doping bar". Certo, è giusto. Quindi sotto bicchiere del doping, qui c'è scritto "stolen from doping bar". È giusto. Io non l'ho rubato, me l'hanno dato loro quando abbiamo collaborato con Red Bull. Noi forse al massimo ci siamo portati via qualche menù, se per le formazioni professionali. Non lo chiediamo sempre, però. No, lo chiediamo, non lo rubiamo, però chiediamo, possiamo tenere da ricordo la drink list, alcune sono più belle, quindi è più difficile che ti dica di sì, altre invece... sono contenti, insomma, che rimangano. Comunque è strano come andando in giro per il mondo e chiudendo un po' il discorso, la paranoia che a volte ci si faceva nella testa pensando di che cosa fosse un altro mondo, no? Cioè, quando le immagini arrivano qui da noi, alla fine non sappiamo come sono. È un po' come andare a visitare un'azienda che pensi che faccia chissà che cosa e poi alla fine magari ti trovi un garage, no? Cioè, è tutto il mondo... Me lo dicono di questo studio, che sembra... È l'immagine che noi diamo. Noi forse abbiamo anche la fortuna di pensare di essere un'azienda e quindi quando uno vede da noi, vede uno showroom e vede un'azienda reale, no? E io quello che ho sempre fatto quando andavo in giro col mondo, quando siamo andati con lei a Londra, a Tokyo, e siamo andati a visitare aziende, a volte abbiamo detto, ma cavoli, ma noi stiamo comprando qui, noi... Cioè, delle cose che sembravano molto più grandi, ma vi aspettavate di più, perché magari guardate il vostro showroom, dice noi abbiamo questo e vi aspettate di trovare il capannone. Letteralmente quando siamo andati a Tokyo abbiamo fatto una mucchia di chilometri cercando di spiegarci con questi giapponesi, perché poi se l'idioma è differente è anche difficile spiegarsi, non è la tua lingua, che è qualcosa di occidentale. È impossibile. Allora abbiamo chiesto informazioni a questi gentilissimi signori che avevano una caffetteria, eccetera, in qualche modo per chiedere dove era questo posto famigerato in arancia, che era tutto marchiato in arancia, e poi ci siamo trovati letteralmente nella cartoleria di paese, cioè a Tokyo, nella cartoleria che veniva dei palloncini della roba da cartoleria, e poi c'era un ripiano con questi tre shaker, loro marchiati col nome della cartoleria. Io diciamo, porca miseria, ma noi se abbiamo fatto, non so dire, non dico una volgarità, quanti migliaia di chilometri per arrivare fin qua. E poi sì, vabbè, arrivare qui abbiamo visto una fiera minuscola, abbiamo visto una cartoleria, un'altra azienda. Beh, poi la fiera era interessante, ma il problema erano comunque tutti i limiti con le importazioni, perché la gente, cioè un conto è un bartender che si compra il singolo oggetto che gli piace, un conto è fare un'importazione di pezzi e trovarseli in dogana che non te li sdoganano semplicemente perché non hanno le autorizzazioni o perché non hanno i certificati, e quindi non è una cosa così. Però ti aiuta a capire tante cose, anche un viaggio tra virgolette a vuoto ti aiuta a capire che c'è il tuo posto, il tuo posizionamento come azienda, se stai facendo le cose bene o meno, quindi non si può dire che in realtà tu hai fatto tanti chilometri per niente. Io lo dico dei corsi, che alla fine magari dopo un corso uno è un po' deluso, dico qualcosa... Si impara sempre, anche se secondo te... Certo che se fossi un ragazzo di oggi, di 18-20 anni, che si vuole approcciare a questo mondo, tu parlavi prima, avevo quei libri e studiavo lì e tutto, io sarei molto confusa al giorno d'oggi di capire dove devo andare, da chi mi devo formare, cosa devo fare, perché adesso c'è veramente tutto, troppo di tutto, e quindi mi troverei in difficoltà. Prima avevamo quei pochi strumenti, quindi uno sapeva di dove formarsi lì, adesso c'è veramente tanto, quindi... Devi prenderci un attimo sulle misure, mi rendo conto che adesso non c'è sempre... Prova a pensare ai primi corsi di Flair, no? Sì.
Uguale, sì, sì. Cioè, allora che esisteva? Esisteva Marco con Bastia Umbria, poi dopo, alla fine, sono nate come i funghi. Il problema, secondo me, molte volte anche nelle scuole, è quello che... allora, io sono venuto a fare un corso, ho imparato qualcosa, allora, beh, il corso lo faccio anch'io, no? E così, secondo me, il livello è stato caduta libera, nel senso che sono nati come i funghi, ma non tutti, secondo me, avevano le... Sì, sulla base di questo dico che però il Covid ha dato una bella setacciatura. Assolutamente, questo su tante cose. Ma come nel nostro settore, quando ti dicevo prima di ridimensionare la quantità, la varietà di oggetti, la follia che era diventata avere tutto di tutto perché era necessario quando in realtà non lo era veramente, che è rimasto soltanto quello che serviva... Penso che sia lo stesso per i corsi, cioè che le cose buone, giuste e utili bene, sì, sono rimaste, e il resto è stato un po' tagliato fuori. E io, rispetto a prima, che anch'io mi facevo tanti problemi nel nostro assortimento di avere tutto subito e sempre, adesso dico forse questo non vale la pena averlo, forse con tutto che poi abbiamo a catalogo più di 1300 bicchieri, forse non ci saranno ridimensionati come pensiamo, però almeno nei bar tools un po' sì. E mi ricordo, sì, adesso non c'entra niente, però mi ricordo che voi lo showroom l'avevate ampliato o eravate spostati? No, l'abbiamo solo ampliato. Nel 99 è stato parlo di una cosa più recente. Più di recente, nel 2000, a cavallo tra 2018-2019, abbiamo ristrutturato tutto per... Che poi ogni mese in realtà che abbiamo a disposizione le cose, perché c'è poco spazio e troppe cose, però anche per dare il giusto valore. Ormai facciamo come quelli che vendono le macchine, no? Lo tiriamo via sempre lo stesso. No, però è giusto anche che se uno la cucina, viene... La roba della cucina è sempre più avanti. Sì, in fondo, poi in fondo, se venite a trovarci, capirete, quando diciamo che è difficile da gestire. Però ecco, il bar è sempre la prima cosa che uno vede salendo, e i bicchieri, però valorizzare tutto non è semplice. L'unica cosa è che noi speriamo sempre che ci vengano a trovare, perché è un conto a vedere una pagina online, un conto a vedere tutto esattamente catalogato e posizionato dove deve essere un showroom, che oltre a essere un grosso lavoro di manutenzione però dà anche la giusta dignità ai prodotti e toccarli è tutta un'altra cosa, nonostante noi con l'online facciamo anche perché la maggior parte del business, però cioè. Col vetro molti non si rendono conto delle dimensioni, non c'è così tanta poi cultura di capire quanto contiene un bicchiere o di che qualità è, perché ha quel prezzo piuttosto che un altro, okay, insomma. Me ne avete portati un po', giusto? Così li vediamo anche. Sì, giusto. Ok, che sono, questi sono mi piace dire che sono i bicchieri alla moda di oggi. Questi sono i bicchieri alla moda per i bartender di oggi. Sì, i Levitas, che sono questi qua, un paio d'anni fa hanno iniziato a dire a qualcuno, ma sai che sono carini, adesso se ne hai di bancali li usi. I Top Class esistono da una vita, però... Non ne hai mai abbastanza, questo è un modello nuovo che si è chiamato il cocktail, che sta piacendo tantissimo, paradossalmente di fianco a un Cortina, che quanti anni può avere il Cortina? Beh, una vita, quando ho cominciato a fare il mestiere. A me questo mi ricorda il Pineta di Milano Marittima. Ecco, eppure ancora adesso... Anche i succhi di frutta dell'autogrill. Sì. però, e questo è un Savage, un Finesse. Però tipo, a me, questo tipo di bicchiere qua, che... Era quello che dovevi avere quando io ho iniziato, o poco dopo che ho iniziato, questo era, se facevi una gara, questo era il bicchiere. Adesso è stato completamente sostituito da questo, che è praticamente lo stesso bicchiere. Abbiamo visto l'ascesa e lo sviluppo delle due tendenze, come dicevo prima, con il ritorno di Speakeasy e la tendenza di ripensare al proibizionismo, c'era questa cosa del vintage che era incontrollabile. Dovevamo rubarli nei mercatini se andavano a comprare, non si trovava nessuno, cioè addirittura uno era riuscito a finirsi l'RCR, penso che fu una delle aziende che riuscì a ripulirsi il magazzino delle cose di una volta che si vendevano per la casa. Questo bicchiere è marchiato Martini, perciò immagino Martini all'azienda che richiesta gli avrà fatto per fare, esatto, fare questo bicchiere. Ma come adesso i Top Class, che sono queste tre misure. Queste tre? Sì, da qui in poi. E che anche di questo non riesci più a farne a meno, ma perché c'è questo ritorno al pulito, ma anche questo è un bicchiere che non è nuovo. Cioè la gente deve capire che questa roba esiste da una vita. Poi fanno loro il mercato, cioè decidono loro che cosa va su, che cosa va giù. E probabilmente fra due anni siamo qua a dirci che non se ne vende più uno, perché questo poi succede. Però in realtà adesso... Vedremo questa la prossima tendenza. Sì, questi sono. Manca soltanto la coppetta che ce l'ho giù, manca soltanto la coppetta, e questi sono quelli
che fanno praticamente il 99% e come vedi, non ce n'è uno decorato. Cioè, noi diciamo sempre: noi stiamo a guardare e facciamo di conseguenza. Cioè, quando vediamo che va su una tendenza, allora ci adeguiamo di conseguenza, ma non siamo noi a fare il mercato, è proprio. Sono i barman o le persone o i barman più in alto che iniziano a far girare determinate tendenze e di conseguenza tutti giustamente ci vanno dietro. Così prima se non era vintage non c'era verso di venderlo, adesso insomma non vende tutti sono messi a fare vintage e poi si ritorna un po' indietro al pulito e al super classico. Tutto diciamo. Ciclico, tutto ciclico, cioè, sì, si torna sempre sulle stesse cose. E, un altro tools di cui io ero innamorato e ho dovuto letteralmente litigare con chi si occupava dell'acquisto delle varie cose era il taglia lime, che mi ricordo che perché costava troppo. E mi ricordo che voi ce l'avevate, avevate anche quello a muro voi. Sì, sì, è vero, è vero. Esiste ancora. Esiste ancora. Se ne venderà uno all'anno, però esiste. Ma perché ha cambiato anche il modo di miscelare. Proviamo a pensare un po' all'evoluzione che ha avuto il mondo della miscelazione, no? E prima bevevano delle montagne di mojito e caipirinha, quindi dovevano per forza tagliare quintali di lime. Mi ricordo, io da barbecue me lo ricordo bene. Imparavi a tagliare a fettine o così, se non avevi un misero taglia lime era un po' un problema, insomma. Era. Beh, ma come gli attrezzi da decoro, cioè anche soltanto le cose per intagliare, cioè i side prima erano tutti veramente curatissimi, adesso non c'è più lo sviluppo di questa tendenza a voler fare tutto all'intaglio dei prodotti. Sì, sì, sì. Cioè, e poi vabbè, no. Parliamo di homemade, di qualsiasi cosa che potesse arrivare. Sifoni. Sifoni, che quelli per fortuna si vendono ancora, che così vendiamo anche le bomboline, diciamo, no? No, però sì, esatto, sì. Noi abbiamo sempre venduto Easy, e, esatto, di sifoni, infatti in particolare la soda si vendono prima sempre. Si vendevano solo per farci lo spritz, la soda, basta, adesso no? Invece col sifone puoi giocare, puoi fare mille cose, anche con il sifone da panna stesso per fare dei side o così. E poi comunque la miscelazione, se pensiamo che è passata attraverso il molecolare, aveva bisogno di determinate attrezzature, adesso è tutto te lo faccio, poi mi faccio tutti gli homemade, poi c'erano gli essiccatori, anche il periodo degli essiccatori si è un attimino già affievolito, diciamo. No? Io sono di quei bartender che mettevo un coso nel per chiudere il forno per lasciarlo mezzo aperto e riuscire. Sai quando cerchi le cose comunque perché e non ci sono ancora, alla fine te le devi inventare, era questa la magia, no? Poi dopo quando esplodono ce n'è mille modelli, no? Dopo diventa tutto facile, si esaurisce in poco tempo, insomma. Sì, sì. Sto parlando praticamente della frutta essiccata, per chi non capisce cosa stiamo parlando. Una volta non esistevano gli essiccatori, che andavano a 80 gradi, facevi tu, e quindi io mi ricordo che un mezzo consiglio me l'ha dato lo chef, perché dove c'ero io c'era anche la cucina, che poi adesso vi racconto anche un'altra roba, e poi quindi avevo ideato questa cosa di mettere praticamente uno shaker tra la chiusura nella porta del forno, così che io lo tenevo, il minimo era tipo 100 gradi, perché lo mettevo a 100 gradi, ventilato con la porta aperta, e qua e riuscivo ad essiccare. A casa. Se non le bruciavi si essiccavano. Sì. E detto questo, proprio parlando del molecolare, questa cosa è già venuta fuori spesso, mi ricordo che proprio quando... Tipo, voi mi dite che da voi è arrivato i primi anni 2000, ne parlavate. Sì, quando ho iniziato io, praticamente 10 anni dopo, anche per noi era fantascienza vederlo. E quanto adesso invece sembra una roba semplice. E aneddoto che ho già raccontato, però lo dico per voi. Io mi ricordo che mi è capitato poco tempo dopo che io ho fatto il mio corso Mixology, in cui avevo imparato a fare tutta questa roba molecolare, mi chiama lo chef che aveva fatto un vodka sour in gelatina, e mi fa: dimmi se è abbastanza alcolico. E io quando lo vedo dico: cavolo chef, sa fare anche lei queste cose? Faccio: per noi questa è la normalità, io cosa fare? Perché nasceva dalla cucina poi il mondo. Beh, Ferran Adrià fu un precursore. Per me però era una roba fuori di testa, certo. E invece lo chef in cucina 15 anni fa mi fa: questa è roba bassa. Faceva già il mojito solidi, insomma. Sì. Però ancora adesso è bello vedere che in realtà... una persona che esce a mangiare e si trova l'americano fatto a pallina che scoppia in bocca una volta che lo metti in bocca, è una cosa che ancora stupisce, cioè io rimango sempre molto estasiata. E infatti qua porto l'esempio di Zizzania di Milano,
che ne stavamo parlando prima quando non registravamo, che lui fa, tra l'altro, quando gli ho detto che avrei registrato con voi, mi ha detto: questo bicchiere è loro, quello lì di Dario, fa quello lì con quello, sì, fatto in questo modo, dove all'interno, esatto, metti le sferette, sì, che c'è, ho anche caricato l'episodio, mi fa: questo qua è loro, infatti ne ho pochi, me ne servirebbero di più. E quanto è passata la moda, però un locale propone di nuovo, propone quelle cose e fa il giro, e ci sono i social a testimoniarlo, è la novità. Fa anche tanti rossetti, fa. Sì, rossetti. Nonostante Castellari, Andrea, sia lui il primo a dire: non ho inventato niente io, sto facendo quello che ha inventato Dario. Sto facendo ricordare, cioè l'ho riportato. Eppure ha preso una cosa che è strano da dire, vecchia, la sta riproponendo e alle persone piace e va fortissimo. E forse una generazione è sfuggita di mezzo, non lo so, quindi ripresenteremo. No, ma è anche giusto che dopo appunto di anni ritorna, che si lavora, no? E che si è andati troppo avanti, ci sono delle nuove generazioni che in realtà le cose prima se le sono perse, e quindi se le va a recuperare sembra nuove. Cioè, alla fine continuiamo a ripetere la stessa cosa dall'inizio dell'episodio: noi non abbiamo mai inventato niente. L'utilizzo del jigger, l'utilizzo delle sfere di ghiaccio, tutto, cioè è tutta una cosa già vista, però chi la vede per la prima volta, come dicevi tu adesso, per lui è nuova, quindi è giusto anche. Ed è una fortuna per noi che sia così, ecco. Cioè voi ce l'avete già. Sì, esatto. Fermo lì, ho un'occasione che non ti puoi perdere. So che hai bisogno di questo. Conosci Restored? Restored è una piattaforma con oltre 972 locali in giro per tutta Italia che offre lavoro ai bartender e a chi fa parte del mondo dell'Horeca. Ma i vantaggi non finiscono qua. Con la sua mappa interattiva, Restored ti dà la possibilità di salvare le tue ricerche nei tuoi locali preferiti e in questo modo non perdere mai un'occasione. Su questa piattaforma, creando il tuo profilo personalizzato, renderai il tuo curriculum sempre più accattivante e interessante per i datori di lavoro che su Restored cercano dipendenti. Cosa che avrei dovuto dire all'inizio: Restored si impegna a migliorare il benessere e la trasparenza all'interno del mondo della ristorazione, offrendo informazioni chiare su posizione lavorativa, stipendio netto e tipo di contratto. Visita www.restored.it per iniziare la tua avventura nel mondo dell'hospitality e della mixology, guidato da etica e trasparenza. Volevo tornare un attimo sul taglia lime, perché mi ricordo che poi abbiamo parlato di altro, mi ricordo che io lo utilizzavo, ho dovuto lottare, litigare per riuscire ad averlo, non voglio dire numeri strani, poi può essere che costava sui 600 euro o 500? Di meno. Comunque 300-400 euro costava, sì, un botto. E mi ricordo che però mi è durato tipo 10 anni. E poi mi si è rotto perché non l'ho usato io, l'ha usato un'altra persona e quindi era una ci voleva le lame di ricambio. Perché la cosa più importante è non tanto vendere l'oggetto, ma avere il ricambio, che per noi è anche quella una mezza paranoia, perché non voglio vendere un oggetto se poi non sono in grado di dare l'assistenza. È chiaro che nel Bar Tools non è esattamente così, ma in alcune attrezzature noi... siamo stati uno dei primi, credo, in un'azienda italiana che si chiama Ceado, nei blender controcorrente, perché c'era solo Hamilton, c'erano solo Waring, c'erano solo determinate aziende. Questa azienda qua italiana era, diciamo, bistrattata, perché aveva il famoso discorso della calamita parte, no? Avevano questa cosa anche antiestetica e antiscomoda, difatti tutti aggiravano mettendo la calamita sul pe- Però il problema è che noi davamo anche un prodotto che avesse sicurezza e si fulminavano un sacco di gommini. Che il gommino era semplicemente perché uno non metteva sulla campana bene, o perché non la posizionava in maniera corretta, o perché toglieva la campana. Quindi abbiamo passato degli anni a cambiare ricambi, lame di Hamilton, gommini di Ceado. Anche Hamilton non erano proprio molto economici come... No, assolutamente no. Beh, c'era Waring allora, perché uno dei primi fu la Waring, dove qualche azienda... Perché poi sia sul blender che sul mixer, che adesso anche il mixer... Tante persone non sanno neanche cos'è il mixer. Oggi è quasi sparito. Sparito completamente. Infatti quando io me lo porto dietro, se tipo... Tipo adesso tra poco andrò a lavorare in Sardegna e lì porterò il mixer, sono sicuro che tanta gente dirà: oh, che cos'è questo? Invece per lavorare in locali con si lavora tanto, il mixer è praticamente vita. E mi ricordo che c'era sia sul blender che sul mixer,
si faceva tanto il discorso di quanto Hamilton o altre marche, ne ho parlato proprio con Stefano Talice, cioè che lui è stato anche un grande importatore di cose che l'ha portate qua da noi, e mi parlava del mixer, che io ho detto, cioè, adesso si riescono a trovare a 20-30 euro anche dei mixer, e lui mi fa, però c'è tanta differenza tra quello che è un Hamilton, tipo a livello di blender, che sai, allora la gente era molto attratta da quanti giri fa, no? Sì. È sempre come usi una cosa, non tanto sì. Quanti cavolo di giri faceva, poi chiaramente ognuno ha cercato di fare il suo interesse, sì, pensando che quello che vendeva lui era l'oggetto super performante. Sì. Sicuramente ci sono dei blender che sono durati troppo, perché alla fine lo vendevi, però anche il blender è già un altro di quegli oggetti che si vende meno, perché come dicevamo prima è cambiata la miscelazione, quindi non fanno più tanti frozen, no? Perché poi alla fine lo usi per la preparazione, ma in fase di lavorazione non fai più quanti drink, quanti... Zero, neanche uno, neanche la pina colada la fai più frozen, no. Quindi anche il margarita. Il margarita, non dico drink a semisco, se difatti guardi anche i numeri nel vetro venduto, la coppetta è diventata ormai la speakeasy, non è più la coppa spumante, la coppa martini, la coppa Asti o quelle che c'erano, perché... fai veramente pochi drink in coppetta oggi, fai tanti drink tumbler alto e tumbler basso, hai già fatto i numeri. Forse per me, tornando al margarita, forse per me il margarita, spero di non venire troppo offeso, io lo berrei sempre qua il margarita. Guarda, in realtà offeso o non offeso, c'è da dire che anche il gin tonic, di cui è quello che stavo arrivando a dire io. Ci stiamo aprendo le scatole anche il gin tonic, io lo amo, però voglio dire, immagino che pochi ve lo chiedono in questo video. Assolutamente. Esatto, vengono in showroom, anche il privato dice, voglio il bicchiere da gin tonic, tu lo porti davanti, questa è una specie di test che a me piace. Ma forse perché è arrivato dalla Spagna questo messaggio. E allora dico, no, ma io va solo nella coppa. Dico, guarda, è una tendenza spagnola. Loro hanno iniziato a farlo lì, sì, adesso si fa sempre lì. Però in realtà il bicchiere reale è questo. No, io voglio la coppa. E allora tu lo porti avanti le 3.000 coppe che hai da gin tonic. E loro si scelgono, intagliano, liscia. Però la verità è che il gin tonic, nella sua semplicità... Poi, se non sbaglio, lo fanno nel bicchiere da vino rosso praticamente. Ah, bene, anche ancora più grosso. Beh, lì fanno lo spritz nel bicchiere del vino rosso. Sì, del vino rosso lo spritz. E poi la gente non capisce perché ne rompe così tanti. Che invece sarebbe qua lo spritz. Ah, sì, ma qua ormai ognuno si inventa le sue cose. Però consideriamo il fatto anche che la gente dice: ah, ma io faccio lo spritz, uso il calice da vino, non sapendo che è un calice da vino, poi ci mette il ghiaccio, ma nasce per essere un calice da vino, non per essere un calice da spritz, per cui è vero che ne rompi tanti. Perché hai tanto shock termico, hai comunque un vetro sottile e non è un calice nato per quell'utilizzo lì, diciamo. E negli anni vi è capitato a voi di collaborare con le aziende che producono bicchieri per dirgli... Cioè, bartender, voi azienda che produce bicchieri. Sentono di più il bartender. Sì, cioè, nel senso, vi siete trovati voi a interfacciarvi per arrivare a Ma le aziende ascoltano di più il bartender che noi, che siamo un altro anello della catena, diciamo. Io mi ricordo anche Yuri Gelmini, per esempio, che fece una collaborazione con Luigi Bormioli. Perché chiaramente ho Flavio del Maga che fece una collaborazione con la VDV, per esempio, che è un'azienda che adesso non... loro sono delle figure riconosciute dal grande pubblico dei bartender, quindi decide di intraprendere la strada del bartending, magari perché ha sempre prodotto solo calici da vino, vuole avere un testimonial forte, quindi si fa aiutare, non solo perché loro lavorando dietro al bancone tutti i giorni magari gli danno la dritta sulla produzione del bicchiere, che può essere più performante per il loro lavoro, ma anche perché giustamente se poi sponsorizzi questa cosa col determinato barman ti rientra, perché è più facile che lo seguano, cioè, e chi lo conosce, in effetti è un testimonial. Sì, quindi noi possiamo al massimo portare esperienza, quindi noi raccogliamo tanto da quello che ci viene dalla nostra clientela, e sappiamo appunto che c'è chi ci chiede un bicchiere un po' differente, però noi non produciamo e di conseguenza non siamo neanche in grado di fornire la visibilità giusta. Noi cerchiamo di raccogliere le tendenze per seguirle e quindi andare nella direzione del mercato che giustamente ci fa più comodo, però è più questo il nostro lavoro di intermediari che non quelli che danno reali suggerimenti, possiamo dire
molte aziende non hanno creduto abbastanza nel bartending e quindi avrebbero potuto fare di più nelle forme o nell'offerta, però ci fermiamo lì, ecco, non andiamo oltre. Allora, oltre a questo, praticamente abbiamo un sacco di conoscenze comuni. Mi hai citato prima, mentre non registravamo, di Daniele Gentili, Daniele, che io lavoro con lui tramite grande scoperta, tramite Daniele, grande, è quelle persone che vedo ogni tanto, è sempre come se l'avessi visto ieri, insomma. Ci siamo visti anche l'inaugurazione dell'Academy di Bruno. Infatti Bruno era il prossimo di cui volevo parlare. È stato molto piacevole, perché quando lavorava al MICA e lavorava a Roma, io l'avevo seguito perché aveva fatto dei video bellissimi, che ogni tanto gli dico, ti invito ad andarlo a rivedere così ti vedi com'eri. Come eri giovane, come eri performante. E lui partecipò anche sempre a una delle nostre manifestazioni, negli eventi che facevamo allora. Sempre bello rivedere Daniele. Che infatti io sono stato da Bruno, visto che l'hai citato, per vedere la nuova struttura, e ha fatto questo lato molto interessante, con le attrezzature e così via. Dico, cavolo, ma dove l'hai trovata questa roba? E lui infatti poi mi fa che era la vostra. Immaginavo. È stata una bella collaborazione quella con Bruno, anche perché... Che immagino anche lui lo conoscete da sì, è già da un po' d'anni, quando l'ho conosciuto tramite Diego e Castellario, che me l'avevano presentato. Campania Academy, prima Planet. Sì, Planet. Poi quando quando c'era ancora il mitico Davai, il locale 2013. Russo. Esatto, e ci siamo conosciuti allora, poi ci siamo sempre seguiti così, poi Bruno insomma è diventato quello che è diventato, grande comunicatore. Insomma. E quindi ha deciso di fare questa sua vetrina nella sua struttura con cose molto particolari vostre. Sì, è stato molto piacevole questa collaborazione e spero che vada avanti ancora, perché insomma chi fa i corsi va là e non sono state scelte cose banali. Cioè la cura, l'attenzione da parte sua nell'aprire questa nuova struttura in cui ci ha invitato a far parte, noi siamo molto contenti, però ecco, avere all'interno di quella struttura così nuova e ben fatta anche una vetrina RG in cui ci sono i nostri prodotti, cioè, a noi fa solo che piacere, oltre che essere... Vi è piaciuta la struttura? Sì, molto. Cioè molto, diciamo, perché ci ha messo la testa nel costruirla. E non fa mai cose a caso. Ci ha pensato molto. No, è sempre molto... Ragionate, ecco. Ed è una cosa che io apprezzo, perché al di là della visibilità che ha lui e quindi di quello che poteva fare, però io sono sempre convinta che le cose vadano studiate con la testa, ed è il motivo per cui quando seguiamo delle aperture di locali nuovi, prima di tutto mi fa arrabbiare i tempi con cui la gente si approccia al nostro lavoro, quindi dopo che hanno fatto tutto il locale arrivano da noi per ultimi e pensano, ma tanto io apro fra una settimana, cosa vuoi che sia darmi tutta la merce fra una settimana? Io penso che già uno non abbia idea dei tempi tecnici con cui vanno gestite queste cose. Mi ricordo io quando vi ordinavo 50 cartoni di ballon. Sì. Posso chiedere per domani? No, a certe cose riusciamo ad accontentare, siamo anche felici, perché vuol dire che il servizio è ok, però con una nuova apertura di un locale tu devi dare anche noi i tempi tecnici di offrirti quello che tu stai chiedendo, non perché non vogliamo accontentarti, ma perché giustamente le cose vanno fatte in un altro modo. È ovvio che dei frigoriferi e un banco bar arrivano più lunghi rispetto a quello che arriviamo noi, però noi non siamo l'ultima ruota del carro, la gente fa fatica in questo, anche perché vorremmo trasmettere proprio l'idea che quando arrivi da noi vorremmo offrirti anche una piccola consulenza su quello che tu vai a fare. Se tu hai una drink list e pensi di mettere dentro un bicchiere e ti piace un modello, però è al di fuori del tuo budget, oppure non è esattamente i cieli che ti aspetti, magari venendo da noi ti possiamo offrire delle alternative a cui tu non avevi pensato e che possono essere comunque performanti per quello che tu stai andando a fare. Ed è il motivo per cui cerchiamo di dedicare la giusta attenzione a tutti i clienti, a tutte le loro richieste, e cerchiamo di fargli capire che ci vuole un minimo di attenzione anche quando tu vai a creare l'assortimento per la tua drink list. Cioè, tanto quanto tu ci pensi per la tua bottigliera, devi pensarci anche per i tuoi bicchieri, la tua attrezzatura. Secondo me è importante, ma non passa mai abbastanza questa cosa. Nell'ideare la drink list bisogna tenere conto anche dei bicchieri che vuoi andare a utilizzare. Sì, perché i barman poi hanno sempre questa pretesa che, ma se non c'è me lo fai. No. Se non c'è non è che te lo faccio, se non c'è dobbiamo arrivare a qualcosa che sia il più vicino possibile a quello che tu vuoi, però fartelo no. Diciamo che in questa fase, non per autoincensarsi, diciamo, no,
ma a noi rimane poco da fare in questo mondo, a parte di cercare di avere dei prodotti che non hanno gli altri, e non è sempre più così semplice oggi, perché come dicevamo il mondo si è accorciato molto. Eppure comunque ci state riuscendo ancora. Ma diciamo che cerchiamo sempre di fare anche quello che diceva Camilla prima, una piccola aiuto nella scelta, no? La consulenza, definiamola così, perché poi molte volte il bicchiere comune, non dico che lo trovi dappertutto, quindi noi che cosa ci stiamo a fare se non ti aiutiamo nella scelta del tuo progetto, di quello che devi fare? Anche mezz'ora fa, intanto che eravamo qui, mi ha chiamato un cliente e continuava a chiedermi delle cose che io non capivo. Io a un certo punto ho detto, ma cosa ci devi fare? Cioè dimmi, che così io capisco dove mi devo muovere. Se conosciamo l'esigenza, conosciamo anche la risposta, comunque sì. Possiamo offrirti la risposta che più si avvicina a quello che vuoi. Ma perché poi voi, non so, cioè voi alla fine rivedete sempre, un cliente che ha un'idea, penso che la maggior parte delle volte sono cose che voi già avete visto. Sì. Che già avete fatto, sì, magari adesso questo cliente ti ha detto, tu gli hai detto cosa ci devi fare, perché magari dirti cosa ci devi fare tu l'hai già fatto altre 200 volte. Esattamente. Anche perché rischiamo di perdere tempo in due, se tu non me lo spieghi, io ti offro 100 cose e tu continui a dirmi di no, e alla fine sembra che o io non ce l'ho o non sono competente in quello che sto facendo. Dimmi invece, cosa devi fare. E io... Esatto, dai, il dramma chiaro. Invece è quando, dov'è che lo devo fare davvero perché l'ho visto fare così? Il problema è che io ti posso molte volte consigliare su quello che è la qualità del prodotto, su quello che è la qualità del vetro, su quello che tu devi andare a fare, però dopo me lo devi dire tu se preferisci un balò o un calice per fare il gin tonico, se preferisci un tumbler alto, perché la vera regola è che non ci sono regole, è quello che poi deciderai tu dove farlo. Io dentro rompo molto le scatole ai clienti per sapere il più possibile su quello che loro desiderano, e poi io ti voglio dare l'opzione più vicina a quello che tu desideri, però dobbiamo restringere il campo, cioè dobbiamo proprio venirci incontro, dammi più informazioni possibili perché io possa essere messa nella condizione di aiutarti, perché poi magari non ho comunque quello che cerchi, ma almeno so di averci provato al meglio delle mie possibilità, cioè se il nostro non diventa un ruolo anche un po' consulenziale, assistenziale, va a finire che ci perdiamo nella miriade di competitor che abbiamo e diventiamo, come ha detto lui, quello che sono tutti gli altri, e quindi a volte anche far capire che siamo leggermente più cari nel prezzo di altri, ma perché noi abbiamo uno showroom, un magazzino, non abbiamo un ufficio con due ripiani e delle scorte, abbiamo una struttura gigante con tantissime persone dentro che ci lavorano, che oltre a offrire il loro tempo ma anche la loro esperienza, e cerchiamo sempre di offrire un servizio ai clienti che sia il più onesto possibile, molto chiaro nei tempi, nei modi e soprattutto molto veloce nelle risposte. Questo per noi è fondamentale. Comunque anche nella cucina noto, nonostante tutto, a meno che uno non sia uscito da una grande scuola, che c'è molta, a volte c'è improvvisazione, ma improvvisazione intendo che non c'è conoscenza dello strumento, no? Come dico io, cioè sul barman a volte è più facile perché tecnicamente generalmente ti dice quello che vuole, in cucina è molto più complicato perché di solito ti dice vorrei una pentola, poi alla fine volevo una padella, e non capisce la differenza fra una pentola e una padella, e nonostante che la sappia usare. Molte volte sono stato invitato ad andare in cucina in cui ti dicono delle cose, tu ragioni magari con i centimetri, non con voglio una padella per due, sì, ma quanto mangiano? Voglio dire, no? Parlando anche non solo di bar, ma anche di attrezzature da cucina, che è comunque una parte molto importante. Cioè, mi ricordo che è molto grande la vostra parte di. Sì, ci conoscono tanto per il bar, ma ciò non toglie che abbiamo anche tante altre attrezzature che riguardano la cucina, che riguardano la tavola, diciamolo così, ecco. Detto poi c'è un termine migliore per dirlo. Sì, è perché mi ricordo io quando cercavo il negozio fornitura alberghiere, sì, e dentro c'era tutto. Specializzato in bar. Specializzato in bar, perché è vero. E infatti prima me l'hai citato, tra l'altro, che non l'ho più detto, che siamo andati avanti, gli armband, i fermamaniche. Che io le prime volte... Mi ricordo che io andavo a fare una gara a Londra la domenica al Roadhouse, sì. E mi ricordo che lì a Londra le andavo a comprare e costavano tipo 28 pound un paio. E anche quello lì. Oggi praticamente non si usa quasi più. Però siamo arrivati praticamente li trovi solo a Londra 28 pound,
adesso che li ne prendi un pezzo da tre. Ma infatti io ho guardato un po' l'evoluzione anche dei barman dietro al bancone e mi ha fatto sorridere il fatto che anni fa dovevi essere perfettamente sbarbato e dovevi coprire qualunque segno di tatuaggio tu avessi in giro. Poi è diventato di moda il barman hipster, quindi barba e tatuaggi ovunque a profusione, gilet e tutto quanto. Bretelle. Bretelle, eccetera, eccetera. Adesso si sta tornando un po'. A me piacevano le bretelle perché erano comode. Sì, però devi, se c'è uno, c'è il fisico come te che è asciutto, se sei anche un po' di panza come me, non è che però stanno benissimo. Vabbè, le bretelle. Ci metti il gilet sopra. Adesso è giusto, cioè è giusto che secondo me ci si crei ognuno adesso una c'è la camicia identità. Da chef. Adesso c'è la camicia da chef. Sì, è vero, quella doppio petto. Ma pensa appunto come è cambiato anche questo mondo qua. Dal barista dell'American Bar, diciamo che aveva il gilet, diciamo, impettito, oh, sì. Aveva il farfallino, e poi come è diventato hipster e poi oggi è diventato chef, no? Che in effetti, come hai detto tu, oggi la divisa è quella da chef, perché poi alla fine bar chef, torniamo Dario, è molecular mixologist, diciamo. Perché avevamo la camicia e la tiravamo su col fermamaniche. Sì, esatto. Adesso invece con la camicia da chef arriva qua e quindi il fermamaniche non lo usiamo più. Esatto, tutto così. È un altro oggetto che si vende sempre meno, diciamo. Ecco. Sì, è vero, ormai non si vendono praticamente più neanche di Arbenz. Però voi avete, mi ricordo che infatti io li prendevo, da voi avete anche i grembiuli, tutto quanto, anche tutta quella parte sì, lì. Sì, sì, sì. Adesso collaboriamo con un'azienda che fa un prodotto italiano, un pazzo creativo, però fa delle cose veramente molto, molto. Sì, infatti vedo qua nelle vostre foto che c'è Max, che anche con lui ho fatto un episodio, quindi. Sì, è bravissimo, Max. Sì. Max lui Morandi. È il testimone di questa azienda dove collaboriamo noi anche. Sì. E una roba che vi volevo chiedere. L'avvento dei social e l'avvento di Amazon. Partiamo dai social network. E come i social network, e-commerce e tutto quanto? Allora, noi abbiamo avuto la fortuna e la sfortuna di partire. Che immagino che questo riguarda magari più te. Dicevo la fortuna e sfortuna di essere partiti molto presto con l'e-commerce, perché nel 2006 essere i primi vuol dire che poi quando gli altri ancora non capivano l'importanza di essere online, tu c'eri già. E va bene, la sfortuna è perché con gli strumenti... Nel 2006 la gente non aveva ancora neanche la Poste Pay. Perciò... No, ma poi non si fidava, se lo comprava online pensava che fosse una truffa. Questo quindi... non so, forse ve lo ricordate, Flershop? Sì. Sì. Matteo Esposto, lui è partito nel 2008 e mi diceva che quando lui ha iniziato, a parte che c'era la super crisi italiana, sì, mondiale, però c'era Striscia la Notizia che faceva i servizi e diceva di non comprare online qualsiasi cosa. Sì, quindi dico, cavolo, voi nel 2006, quindi raccontate. Sì, sì, esatto, no? È andata che... Poi sai, non è che... Non che non ci si credesse, perché lui, come ha la visione anticipata su tutte le tendenze, perché rompe le scatole, va a cercarsene in giro, ce l'aveva anche sull'andare online da subito. Però eri un po' sprovveduto, cioè non avevi il personale giusto, non eri formato, non sapevi come muoverti. Quindi in realtà... l'esserci da tanti anni ma doversi continuamente riaggiustare ha creato ancora più lavoro, perché se oggi uno inizia con un piano social, un sito magari piccolo ma ben fatto, con tutte le cose a posto, perché ci sono tanti professionisti. Però adesso c'hai PayPal, Satispay, esatto, però lo divido in tre, da, lo paghi in 5 volte, da integrare, eccetera. Io immagino però... che la gente ti chiedeva il pagamento alla consegna o ti faccio il bonifico. Io mi ricordo con Flashshop facevo il bonifico, quando lui arrivava al bonifico partiva l'ordine, però comunque un sì, disagio. Sì, esatto, ma comunque, esatto, invece adesso è tutto molto più automatizzato e comunque noi, nonostante dal 2006 che ci siamo, l'abbiamo rifatto 4 volte, 5 il sito, quindi nel senso è un lavoro che in realtà non finisce mai, non è come uno showroom che tu lo costruisci e poi rimane lì, al massimo sposti le cose all'interno, è un lavoro quotidiano, anche perché gli strumenti di marketing, senza tediare nessuno, sono troppi e devi continuare a integrarne. Ma devi anche farli lavorare bene con i social. E con i social e il marketing e il web marketing sono veramente delle materie che sono un pochino, a parte essere sempre in evoluzione, non è una materia certa. C'è sempre qualcosa di nuovo che viene fuori, vengono cambiati gli algoritmi. Poi ci sono cose che per certe aziende vanno meglio, per altre non vanno troppo bene. Quindi noi non siamo ancora arrivati ad esempio a TikTok, ma perché al momento non ci sembra che nel target della nostra clientela, nelle nostre possibilità, ci portino a... Stiamo ancora usando tanto gli strumenti di Meta e quindi continuiamo a sviluppare quelli. Però che l'interazione sia semplice, no,
anche perché, ripeto, c'è tanto budget da dover mettere anche lì, tanto quanto in un agente commerciale tu ne devi mettere anche nel web marketing, e devi anche fidarti, non fidarti solo delle persone che ti aiutano, ma anche di quello che tu stai facendo e del piano che hai messo giù, perché il lavoro si fa sul lungo termine e alla fine di questo termine che ti sei dato come prova non sai se hai raccolto esattamente tutto da quegli strumenti, da quei canali, posto che ci sono gli strumenti che ti dicono sì, questo è entrato da Facebook, questo è entrato da Instagram, però la verità è che un po' per il settore in cui noi siamo, che siamo molto borderline tra il professionale bar, il professionale ristorazione, ma anche facciamo anche un po' di privato perché non gli diciamo di no, è anche difficile calibrare la strategia con lo strumento corretto, e quindi è veramente un lavoro never ending, cioè tu sei sempre dietro a riposizionarti, a rifare le cose meglio, a trovare nuove strategie, ed è quello di cui ci occupiamo io e altri due colleghi, ma che non finisce veramente mai, impiega tante energie, non che non dia soddisfazione, però a volte speri di vedere più risultati rispetto al lavoro che fai tutti i giorni. E per ricollegarci alla seconda parte della tua domanda, Amazon non ha aiutato, perché Amazon è nato molto prima di noi, ci mancherebbe, è nato solo sui libri, però poi vuole diventare, intenta quello che diventi un e-commerce globale, ma quello che non capisce la gente è che comunque è un e-commerce molto generalista, cioè alla parte infatti, business per aziende. Quello che volevo dirti, io ovviamente, cioè non l'ho fatto adesso perché l'ho già fatto tempo fa, però se io cerco dei bicchieri su Amazon, comunque è molto confuso tutto, cioè capito? Sì. Questo magari lo trovo, però non so quanto devo girare per riuscire a trovarlo, capito? E il problema è proprio il fatto che loro hanno tutto di tutto, cioè di qualunque mercato loro sentono avere tutto. Invece noi siamo specializzati, come tantissime altre aziende, solo nel nostro, e quindi cerchiamo di avere, non so, online la parte dei brand molto ben sviluppata, la parte di categorie molto ben sviluppata, quindi solo all'interno di bar c'è una categorizzazione molto precisa, eccetera, eccetera. Il problema è che poi loro ti ammazzano offrendoti un prezzo leggermente più basso o una consegna leggermente più veloce, salvo poi che quando tu hai un problema questi spariscono. Cioè è molto difficile mettersi in contatto con Amazon per risolvere un problema tipo di manutenzione su attrezzi. A noi capita spesso che persone che dicono no, non l'ho preso dove l'affumicatore, l'ho preso su Amazon, però mi fate assistenza voi, e dico allora perché non ti rivolge da Amazon e vieni da noi, su un sifone, un affumicatore, cose di questo genere. Noi, ripeto, una delle nostre prerogative è essere molto veloci nell'assistenza clienti, quindi se arriva una cosa rotta non stiamo a sindacare troppo sul fatto che è stato il corriere, non è stato il corriere, perché non si può fare questo tipo di ragionamento. Arriva la sostituzione, basta, cioè deve finire lì perché il cliente è giusto che venga accontentato se subisce un danno. E anche l'assistenza è: hai un problema, spiegamelo, rimandami il prodotto, te lo risolvo e te lo quoto. E quindi penso che la differenza tra noi e loro sia proprio in questo, cioè tu hai veramente un contatto diretto. Noi non siamo tantissimi in azienda, però questo ci permette proprio... Siete tantissimi, io mi ricordo che eravate un bel po', vabbè, no, magari il tuo non tantissimi per me è tantissimi. Sì, il nostro problema è che siamo piccoli per essere grandi, ma grandi per essere piccoli, e quindi sì, siamo in quel limbo. 30-40 di persone, no? No, siamo in 15. Mi ricordavo male io. Titolari. No, però intendere che questo ci permette anche di essere molto interscambiabili nei ruoli, e che se non c'è una collega ce n'è un'altra che si occupa di prendere in carico il tuo problema, di cercare di risolverlo nel minor tempo possibile. Noi questi sono gli strumenti che abbiamo per differenziarci da Amazon, cioè l'essere presente per il cliente e cercare di fare il nostro meglio per accontentarlo. Se poi dopo ne diventa solo una questione di prezzo, allora lì ci fermiamo, ci tiriamo indietro e diciamo no. Non solo per Amazon, ma anche per altri competitor che si possono permettere di fare dei prezzi più bassi e di starci dentro con dei margini più limitati. Se noi non possiamo, preferiamo dire di no piuttosto che accontentarti oggi per scontentarti domani. Ecco, questa è un po' la differenza tra noi e loro e gli altri, diciamo. Sì, sì, della differenza ne abbiamo già parlato, sì, da quando abbiamo iniziato, perciò sì, non c'è bisogno di ripeterlo adesso. Piacenza, diciamolo, indirizzo e numero? Vai. Poi sì. mi parlavi dei corrieri, dico, a me siete sempre stati voi i nostri corrieri, perciò quando compravo io mi avete sempre portato voi. No, via Emilia 43, Fontana Fredda di Cadeo, che è una piccola frazione, provincia di Piacenza, e il sito è regimania.com.
Quindi se non potete venirci a trovare, che è una cosa che però ci fa sempre strapiacere, almeno andateci a vedere online. No, però se siete bartender, io parlo da bartender perché in cucina non ho mai fatto neanche una cotoletta, e io parlo da bartender, è sempre stata una... Sono stato fortunato perché io ci sono arrivato praticamente subito, però è sempre è una bella esperienza entrare nello showroom. Quindi lo volevo dire prima, l'effetto che mi fa a me questo showroom è come... Sai quando entri tipo da brico? Che entri per comprare una roba, poi ti fai dentro 40 minuti perché continui a girare a guardare. Sì. È lo stesso effetto che faceva a me il entrare da voi, era il fatto che mi mettevo a guardare, non lo so, tutte le parti dei taglia lime, che io non tagliavo più lime da 6 anni. Però tu fuori il passato, voglio vederlo. Guarda, vedi, sono venuti i brividi a pensare che mi piace tutta quella parte lì. Che è sempre la cosa che però ci piace di più vedere nei clienti che ci vengono a trovare, ed è il motivo per cui spingiamo che vengano, anche se non è sempre facile. Però dai, Piacenza diciamo che anche geograficamente si colloca in un posto molto strategico che può accontentare un po'. È vicino un po' a tutti. Sì. Infatti l'ho detto io prima, ero a Brescia, ero a Sassuolo, era sempre vicino. Okay. Io penso che l'ultima volta che sono venuto a comprare le cannucce di vetro. Sì, esistono ancora. Ero venuto a comprare le cannucce di vetro e comunque mi sono fatto 1 ora e mezza lì dentro a guardare tutto il resto e alla fine mi ero preso le cannucce. È stato il momento della fine delle cannucce di plastica. La sparizione della plastica ha destabilizzato molti. Chi le ha tolte, chi non capiva più cosa doveva comprare. Non ce l'avete proprio più adesso, zero. No, se ne vendono pochi, perché adesso è diventato un po' tutto. No, le cannucce ne abbiamo, però no, la plastica... di plastica. La plastica sarebbe diventata teoricamente... fuori legge con la nuova normativa, e quindi sono andate le alternative in carta e bioplastica, salvo poi che chi produceva prima le cannucce in plastica, visto che sono sempre state l'alternativa che va più economica, adesso te le hanno fatto gli stessi pacchi e c'è scritto sopra riutilizzabili fino a 5 volte. Una follia, perché non si sa bene come tu le lavi, però tu le puoi lavare 5-10 volte, quindi loro te le vendono così. E tu dici, ma forse stiamo sbagliando tutto. Magari quella lì, riutilizzabile 5 volte al supermercato, magari in qualche modo uno può pensare di in casa la riutilizza. Qua forse si apre un altro discorso, però non l'affronterei. Quante variabili cannucce abbiamo, perché poi quando era finita la plastica è cominciata la carta, poi la carta si scioglieva e allora c'era antipatia, poi di avere in bocca questa cosa. E acciaio, vetro, bambù, tutto. Poi sono arrivate le bioplastiche, comunque anche la carta è stata migliorata molto, perché il fatto che non si sciogliesse dipendeva da quanti giri di carta e dello spessore che avesse. Tutto lì. Noi abbiamo fatto dei test su alcuni modelli di carta belli prodotti in Italia, che non si sciolgono, durano, perché prima si impastavano, come le mettevi dentro si scioglievano, insomma. No? E qualche domanda poco interessante che interessa a me, il prodotto di punta, cioè tipo il core business vostro qual è? Purtroppo o per fortuna il vetro. Cioè, tutti i bicchieri in assoluto sono la cosa che vendiamo di più. Se ne vende di più perché se ne rompono tanti. Perché... Speriamo si rompano sempre. Allora. Sì, si rompono sempre perché noi... Anche il monouso comunque, il tovagliolino, noi anche quello abbiamo sempre avuto un grossissimo assortimento. Siamo stati forse fra i primi a prendere i tovagliolini del 20, che nessuno li usava, perché in Italia si produceva solo il 25 e basta, che per la misura del tovagliolo... No, è caduto. No, il portafoglio, scusa. Ah, no, stavo vedendo se c'era qua, ma non c'era. È caduto. Bar Tools, cioè ad oggi il 70% del nostro assortimento venduto, del venduto proprio, sono i bicchieri e i Bar Tools. E poi c'è la ristorazione, in cui tentiamo di crescere, però vediamo che insomma riusciamo a entrare molto meglio così... che non con altre cose in cui c'è gente molto più specializzata. Tra i nostri clienti siamo anche, locali, hotel di prestigio, in tutta Italia siamo un po' sempre stati considerati come quelli che col vetro. Noi come lotta generazionale un po' ci andiamo a scontrare, perché lui dice non è giusto che vendiamo soltanto la roba del bar, i bicchieri, a queste strutture giganti di grandissimo pregio. Io dico, ma meno male che hanno bisogno di noi per queste cose, perché sennò... Con tutta la specializzazione che c'è, i competitor che riescono a offrire magari servizi più veloci sulla porcellana o la cucina, almeno sanno che da noi possono trovare un servizio solido e forte, almeno dal punto di vista del bar. Quindi è giusto che uno prenda coscienza anche di quello che sa fare meglio, e questo noi lo sappiamo fare molto bene.
per fortuna, e io ci credo. Beh, lasciamo dire gli altri. Ma no, vabbè. Non è che ci dobbiamo autoincentrare, non mi sembra il caso. No, se vi ho chiesto. Se vi ho chiesto io di venire è perché vi consideravo. Ha ragione, non è che vogliamo montarci a testa, però intendo dire che noi lo vediamo nel riscontro dei clienti che è così, e quindi da una parte c'è il dispiacere di non saper fare di meglio, dall'altra dico però almeno qualcosa forse lo sappiamo fare. Perché io nel chiedervelo mi torna in mente quando io mi occupavo di questo locale a Brescia e compravo le cose, mi dicevo sempre: alla fine noi cosa compriamo? Compriamo sì 10 tin e 10 bar spoon a settembre, ottobre, però tutto l'anno cosa compriamo? Una valanga di bicchieri, tovaglioli e cannucce, cioè questa alla fine è quella. E io mi dicevo, cavolo, loro hanno tutta sta roba e noi compriamo sempre i bicchieri e le cannucce, capito? Ma è anche vero che, cioè, è un po' anche questa la fortuna anche del bicchiere, perché magari il tin giustamente ne compri anche meno, l'acciaio è veramente difficile da distruggere, meno che non te lo rubino o altre cose, però il vetro invece alla fine si rompe, quindi tu vorresti che le persone introducessero qualcos'altro nel tuo assortimento, però già il fatto che vengano da te per i bicchieri, perché sanno che ce li hai sempre a magazzino, e dove altri competitor dicono no, basta, l'ennesimo calice, l'ennesimo tumbler, non lo metto più dentro, tante copie, noi diciamo sì, finalmente un altro tumbler, un altro calice, perché per noi è proprio una forza avere una cosa che anche se di poco differisce da qualcos'altro, perché è una novità, è qualcosa che vogliamo avere. A livello aziendale la possibilità di poter fare così tanta ricerca ve la dà il fatto di avere tutti questi clienti che continuano a comprare i bicchieri. Quindi sì, è vero. Da quella parte possiamo dedicarci ad altro. Questo vi dà la base aziendale per poter poi fare ricerca, certo, ricerca certo. In tutto il resto. È proprio così. Questo penso sia un grande punto di forza, perché mi ricordo anch'io quello che ordinavamo e poi arrivava sempre tutto preciso a livello di bicchieri e cose varie. Meno male. Detto questo, ci sarebbe da parlare e chiedervi cose ancora per ore, ma so che siete anche di corsa, sì. Vi ho rubato anche troppo tempo. È stato un piacere. Quindi che dire? Camilla, grazie mille. Grazie a te, Carmine. Grazie a te. Mi ha fatto piacere rivedervi. Ci siamo dati un volto di nuovo. Ci siamo ridati un volto. Infatti questo è quello che mi interessa, mi interessa anche a me, perché poi prima ne hai parlato, hai detto di RG commerciale mania. Tu basta che scrivi RG su Google e viene fuori, che vabbè, è la roba che fai tu, quindi lo sarei già. Però basta che scrivi RG e viene fuori il sito. E cosa che sto cercando di fare io nel tempo è di far parlare le persone, quindi anche di RG mi piace, avrei voluto parlarne, perché mi ricordo anch'io mi ricordo quanto per me è sempre stato un punto di riferimento, e vorrei ai ragazzi che mi seguono, alla community che mi segue, capire che tutto quello che vedete adesso ci sono persone come voi che lavorano per poterle grazie a voi. Grazie di averci dato questa possibilità. E di che. Ragazzi, questo era un nuovo episodio del podcast del bartender. Mi raccomando, non ve l'ho detto prima, seguite su Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, mettete mi piace, commentate, condividete, tutto quello che si può fare, fatelo, grazie. Se non vi va, non fa niente, basta che ascoltate. Questo era un nuovo episodio, ci vediamo al prossimo. RG Commerciale, RG Mania, Giorgio, Camilla, grazie mille ancora. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao.